Cari telespettatori di Fano TV, benvenuti ai fatti più importanti del 2017. Cominciamo subito con i primi nati negli ospedali riuniti in Marche Nord con tanto di fiocchi azzurri. Infatti a San Salvatore di Pesaro è stata festa per Rafael, un bimbo di 3,140 kg venuto alla luce alle 14:40 del 1 gennaio. Con 50 cm di lunghezza, Rafael è nato dopo un breve travaglio. Ad attenderlo con ansia mamma e papà Pier Felici di Monbaroccio. Al Santa Croce di Fano invece, poco prima delle ore 17, mamma Elianta e papà Baccaglia hanno accolto con gioia Tommaso di 3,680 kg, il secondo figlio della coppia. E il 6 gennaio invece l'arrivo della Befana ha reso felici tanti altri bambini. La vecchietta ha fatto tappa in diversi punti della città. All'aeroporto di Fano è arrivata dal cielo con il paracadute assieme alle sue aiutanti per poi spostarsi nel pomeriggio nel centro storico di Fano, dove ha consegnato ai più piccoli ben 1200 calze piene di dolciumi. E dal 12 gennaio Fano TV ha cambiato pelle diventando ancora più grande, infatti ha ampliato il suo bacino d'utenza a tutta la regione Marche, un traguardo nemmeno immaginato nel lontano dicembre del 2015, quando per la prima volta la piccola televisione cittadina si iniziava a vedere nelle case dei fanesi. Poi di anno in anno Fano TV è cresciuta in modo costante, sia in termini di copertura del segnale sia di ascolti, fino ad arrivare al 2017 con una nuova rete di trasmissione e nuovi impianti di diffusione. Il canale però è rimasto sempre lo stesso, ovvero il 17. Inoltre Marco Ferri, che oltre ad essere direttore responsabile del telegiornale e anche l'editore dell'emittente, ha messo in campo alcune novità. Prima fra tutte il logo, che dopo 11 anni ha cambiato aspetto e nel quale oltre al nome compare anche il numero del canale, mentre sullo sfondo è stata inserita la sagoma della regione. Altra novità, la grafica di alcuni programmi e lo studio del telegiornale, dove sono stati inseriti nuovi elementi scenografici. Taglio del nastro anche per via Tognolo. Nel mese di gennaio è stata infatti asfaltata una delle strade che unisce via Einaudi all'ottava strada più trafficata della zona industriale di Bellocchi. L'impegno di spesa è stato di 300.000 euro per una via lunga 300 metri, larga 8 e dotata di oltre 20 posti auto, aiuole verdi e una banchina con spazio lasciato libero per i marciapiedi. E dopo questa inaugurazione l'amministrazione comunale ha presentato alla cittadinanza anche la nuova arteria che collega Viale Adriatico con il porto turistico. L'intervento, che è stato possibile grazie alla sinergia con Marina Group e Marina De Cesare, è costato circa 500.000 euro. Passiamo al mese di febbraio, caratterizzato ovviamente dal Carnevale di Fano con tre domeniche di sfilata, il 12, 19 e 26. La manifestazione più dolce e antica d'Italia ha registrato un nuovo record di affluenza. Tre i nuovi giganti di cartapesta di prima categoria, tre di seconda e il pupo. 200 quintali di dolciumi lanciati, tribune sold out sin dalla prima domenica e oltre 60 eventi collaterali. Grazie all'affluenza, insomma grande affluenza anche negli alberghi, 1500 camper e quasi 2000 persone coinvolte nelle visite guidate della città. Un evento come sempre solidale, con oltre 14 biglietti della Lotteria della Fortuna venduti, che hanno permesso di donare 4.330 euro alla mensa di San Paterniano e quasi 16.000 alle associazioni coinvolte. L'evento è stato seguito e commentato da Fano TV durante il nuovo programma Il Processo al Carnevale, che ha riscosso tanta curiosità e tanto successo. L'amministrazione comunale ha inaugurato a febbraio il nuovo campo di inumazione del cimitero di Rosciano, un'opera particolarmente sentita dalla popolazione residente, visto che l'esaurimento delle sepolture non dava modo alla comunità di poter seppellire i propri cari a Rosciano. Di conseguenza era costretta a fare riferimento al cimitero dell'Ulivo. Nel campo potranno trovare posto 260 sepolture, oltre a due aree per la costruzione di nuovi padiglioni.
E a fine mese la squadra mobile di Pesaro ha arrestato 5 romeni provenienti dal Lazio e specializzati in furti ai danni dei distributori di carburante. A Pesaro, al casello della 14, un'azione fulminea dei poliziotti ha messo la parola fine alla carriera di questi uomini di età compresa tra i 26 e i 39 anni, alcuni di loro pluripregiudicati. La loro tecnica, rudimentale ma efficace, prevedeva la forzatura della colonnina per poi agire con uno strumento cosparso di biadesivo per pescare tutte le banconote contenute nella cassetta di deposito. Bomba Day invece a San Costanzo, dove gli artificieri del genio dell'esercito hanno disinnescato un ordigno e poi fatto brillare in una cava di Corinaldo. Di prima mattina 300 persone sono state evacuate per ragioni di sicurezza e accolte dai volontari del Civil Club Mattei di Fano in un agriturismo della zona. Nel mese successivo invece è stata la volta di Ronco Sambaccio, dove è stata disinnescata una grossa bomba d'aereo della Seconda Guerra Mondiale. Nel mese di marzo un evento che ha scosso tutto il nostro staff. Infatti la sera del 23 è stato appiccato un rogo alla sede di Fano TV, ma per questa notizia vi riproponiamo il servizio che è andato in onda il giorno successivo. Il piromane arriva alle 20.53, ripreso dalla videocamera di sorveglianza posizionata all'ingresso dell'emittente. In mano ha una tanica di benzina. Con passo deciso va dritto verso il portone d'ingresso. Sa bene che a riprenderlo c'è una telecamera che registra ogni suo movimento. Per questo, quando è più vicino all'obiettivo, gli viene quasi d'istinto coprirsi il volto con una mano. Poi inizia il lavoro, versa il liquido infiammabile nella fessura della porta per assicurarsi che entri all'interno dell'edificio. Ad un certo punto alza anche lo sguardo per vedere se l'operazione sta riuscendo. Infine getta la benzina che resta nella tanica per provocare la fiammata e crea una sorta di miccia per l'accensione in sicurezza. Versato il liquido, prende frettolosamente dalla tasca un accendino e dà fuoco. Poi si dà la fuga, uno scatto fulmineo che fa presagire che dietro quella sagoma si nasconda un soggetto giovane e molto agile. Intanto le fiamme raggiungono i 3 metri d'altezza, anneriscono completamente la facciata esterna dell'edificio, penetrando all'interno della reception e bruciando, per fortuna, solamente un tappeto ed un portavaso. A dare l'allarme sono 3 ragazzi che 50 minuti dopo l'incendio, quindi alle 21.40, notano il muro esterno e il portone d'ingresso completamente neriti dal fumo. E quando vedono le fiamme nella sala d'ingresso ancora accese, decidono di chiamare il 115 dei vigili del fuoco, che poco dopo arrivano con 2 mezzi. Aprono la porta e spengono quel che resta dell'incendio. Sull'episodio indaga la procura di Pesaro, che ha affidato le indagini al commissariato di Fano. Gli agenti per tutta la mattinata hanno ricontrollato palmo a palmo la zona attorno alla sede, i filmati di altre telecamere, comprese quelle dei distributori self-service di carburante. Per il momento ogni pista resta aperta, da quella del mitomane che ha agito per vedere in diretta l'effetto che fa interrompere un telegiornale appiccando un incendio, al gesto, forse su commissione, di qualcuno che si è sentito, per così dire, offeso da uno dei nostri tanti servizi di cronaca e che in questo modo abbia voluto farcela pagare pensando di farci fare la fine del topo. E non è durata molto invece la fuga del piromane dei 2 ristoranti di Fano Tiravino e Bella Napoli. Il lettone di 29 anni è stato rintracciato dopo nemmeno 48 ore in via Roma e fermato dagli agenti del commissariato di Fano. L'uomo, che era evaso dalla comunità di Sasso Corvaro, dove doveva scontare gli arresti domiciliari per l'incendio dei locali, non ha opposto resistenza e si è lasciato arrestare senza reagire. 2 morti e 3 feriti è il tragico bilancio della tragedia che si è consumata lungo la 14. Il ponte 167 è crollato sull'autostrada al chilometro 235 all'altezza di Camerano tra Loreto e Ancona Sud. Le vittime sono una coppia di 60 anni, marito e moglie, che si trovavano a bordo della loro Nissan che stava passando in quegli istanti. I feriti invece sono 3 operai romeni che erano impegnati nell'ampliamento a 3 corsie. La società Autostrade per l'Italia ha spiegato in una nota che il crollo è stato causato dal cedimento di una struttura provvisoria posizionata a sostegno del cavalcavia.
Passiamo allo scoccare della mezzanotte del 31 marzo, quando l'Asset Holding ha finito di esistere dopo 14 anni di attività grazie alla fusione per incorporazione in Asset Servizi. Con questa operazione è stata creata un'azienda interamente pubblica con 300 dipendenti e con un nuovo consiglio di amministrazione. Giornata memorabile mercoledì 5 aprile per la difesa della costa a Fano. Il motopontone Nuovo Rubicone ha posato l'ultimo masso sulle nuove scogliere di Sassonia. Per l'amministrazione comunale è stata una giornata storica, perché dopo 30 anni si è messo fine al problema delle mareggiate. Grazie a questo intervento, costato in totale 3.900.000 euro, assicurano che non ci saranno più pericoli per gli stabilimenti balneari e le abitazioni. Brutto risveglio per alcuni automobilisti che si sono ritrovati la domenica di Pasqua verso mezzanotte in via Pisacane. Le forti piogge avevano trasformato la statale dalla stazione ferroviaria fino a via della Repubblica in un fiume d'acqua. Infatti, dopo tuoni e fulmini, si è abbattuto un temporale con una forte grandinata, provocando allagamenti con alberi e rami caduti in strada e smottamenti. Decine sono stati gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la provincia. Il 25 aprile si sono svolte le celebrazioni per il 72esimo anniversario della liberazione, avvenuta nel corso della Seconda Guerra Mondiale. A Pesaro, dopo una messa al Duomo per i caduti della libertà, sono state depositate le corone al Sacrario di Piazzale Colinuccio e alla Cappella Votiva di Sant'Ubaldo. Poi cortei al Monumento della Resistenza e deposizione di corone. Le celebrazioni si sono concluse con un picchetto d'onore e le note della banda di Candelara. A Fano la cerimonia è cominciata davanti al comune per deporre una corona d'alloro sulla lapide dei partigiani caduti. Subito dopo il corteo ha raggiunto il monumento della Resistenza dei Giardini Biancheria e Morelli e quello dei Giardini della Rocca Malatestiana. È seguita un'altra corona al monumento dei caduti in Viale Buozzi, per concludere poi con il concerto del Corpo Bandistico Città di Fano. Per il mese di maggio apriamo con una operazione dei carabinieri che hanno arrestato i pusher dei passeggi del Vallato. A finire in manette per detenzione ai fini di spaccio sono stati un 32enne originario di Bari e un 29enne tunisino, entrambi già noti alle forze di polizia. I due, tenuti sott'occhio da tempo dai militari, spacciavano eroina ai disperati che li aspettavano anche per giornate intere. L'arresto è stato un sospiro di sollievo per le tante famiglie che frequentano regolarmente i giardini, perché questo andirivieni di eroinomani lungo appunto i parchi cittadini aveva creato allarme e preoccupazione. Il 18 maggio un gesto lodevole è stato compiuto da tre ragazze che stavano tornando da scuola. Le giovani, dopo aver trovato un sacchetto abbandonato lungo Viale Italia con all'interno ben 3.000 euro in contanti, hanno deciso senza esitazioni di consegnare il tesoretto agli agenti del commissariato di Fano. I poliziotti diretti da Stefano Seretti hanno poi attivato le indagini alla ricerca del proprietario. Poi, due settimane dopo, sono state premiate dall'amministrazione comunale con tre encomi per l'esempio di un modello educativo virtuoso. La viabilità fanese è andata in tilt il 22 maggio scorso per la chiusura del cavalcavia che sovrasta la rampa d'accesso all'autostrada 14. Infatti, a causa della caduta di calcinacci, è stato interdetto al traffico il ponte che congiunge il quartiere di Sant'Orso a Tre Ponti e Chiaruccia. Sebbene il manufatto non abbia evidenziato problemi strutturali, è stata rilevata la necessità di una manutenzione. Per fortuna l'episodio si è concluso senza feriti, ma solo con un grande spavento per un automobilista in transito verso il casello, che ha visto cadere a pochi metri dalla sua auto dei pezzi di cemento dal ponte. E sempre a fine maggio ha perso la vita Francesco Bonifazzi, un bimbo di Cagli di solo 7 anni, morto a causa di un'otite batterica bilaterale curabile con antibiotici. Dopo 15 giorni di terapie a base di soli preparati omeopatici e un ricovero tardivo in ospedale, a nulla è servito l'intervento chirurgico disperato condotto dai sanitari dell'ospedale pediatrico Salesi di Ancona. Dopo le indagini, il medico omeopata Massimiliano Mecozzi è stato sospeso qualche giorno fa
per un anno dall'esercizio della professione medica. Il dottore è indagato per omicidio colposo. Il provvedimento cautelare del GIP di Urbino Vito Savino è stato adottato su richiesta della Procura per i gravi indizi di colpevolezza e il pericolo di reiterazione delle condotte seguite. Come Cozzi sono indagati anche i genitori del bambino. E dopo soli 3 mesi dalla caduta dal tetto di un operaio quarantenne, lunedì 5 giugno, Rodolfo Cangiotti, tecnico specializzato di 49 anni, è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro all'interno della Profiglas a Bellocchi di Fano. L'uomo, che era alle dipendenze della ditta da più di 20 anni, stava trasportando dei bancali di lana di roccia col muletto quando il carico si è spostato e gli è caduto addosso. Per Cangiotti non c'è stato scampo ed è morto sul colpo. Dopo l'autopsia eseguita da un medico legale e una inchiesta della commissione parlamentare per chiarire l'accaduto ed accertare eventuali responsabilità, il 15 giugno l'azienda si è fermata per dare l'ultimo saluto al 49enne. Il funerale di Rodolfo, imitatore di Renato Zero e da tutti conosciuto come Dodo, si è svolto nella chiesa di Santa Maria Goretti nel quartiere di Sant'Orso. L'uomo ha lasciato la moglie Katia e il figlio Alessandro. Domenica 11 giugno i cittadini dei nuovi comuni di Terre Roveresche e Colli al Metauro si sono recati alle urne per le elezioni amministrative. Per il primo, il più votato è stato Antonio Sebastianelli con più del 67% dei voti, mentre per il secondo comune ha vinto l'ex sindaco di Fano Stefano Guzzi con oltre il 61% delle preferenze. Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha fatto tappa a Pesaro. Dopo un breve saluto delle istituzioni sono state posate le prime 3 pietre per rappresentare l'avvio simbolico delle operazioni per la nuova scuola in via La Marmora. È seguito un breve spostamento nella piscina Pentathlon di via Togliatti, dove è avvenuto il taglio del nastro con il presidente del CONI Giovanni Malagò e il presidente della Federazione Italiana Pentathlon Moderno Walter Magini. Adesso passiamo al 20 giugno, quando decine di ettari di bosco sono andati a fuoco a causa di un incendio divampato a Fonte Corniale tra Monte Felcino e Serrungarina. Il rogo si è sviluppato intorno alle 14.30 in un campo di grano per poi estendersi a macchia d'olio a causa del caldo torrido e del vento. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente con 8 mezzi e 17 uomini, impedendo che le fiamme raggiungessero 2 abitazioni isolate. Una signora e un vigile del fuoco sono finiti in ospedale per le punture provocate dalle api impaurite dal fumo. Presenti per le indagini carabinieri e forestali. Il 26 giugno invece sulla passeggiata dell'Esipo sono terminati i murales dipinti da ben 49 studenti dell'Istituto Olivetti e Seneca di Fano in collaborazione con Marina Group. Dopo quasi 2 mesi di alternanza scuola-lavoro, gli alunni hanno dato l'ultima pennellata ai loro quadri, ognuno diverso dall'altro, ispirati al tema dell'orizzonte. 400 metri lineari affacciati sul mare adesso sono colorati con la freschezza della loro fantasia, ma anche con il sudore del loro impegno artistico portato avanti spesso sotto un sole implacabile. Pochi giorni dopo, ma nel mese di luglio, sono state inaugurate le nuove terrazze nella prima parte della stessa passeggiata, ognuna di 9 metri per 1,50 m e dotata di una panchina bifacciale che permette di sedersi e di godere della vista in entrambi i lati. L'architetto Pierluigi Floris ne ha spiegato poi la forma. Si tratta di una struttura in legno che prende spunto da una carena di una nave attraccata a una banchina. La conformazione è curva con dei fasciami che creano delle finestre. I pali in legno invece richiamano gli alberi delle imbarcazioni. Nel canale Albani invece è iniziata la moria di pesci, anatre e cigni a causa della mancanza di ossigeno determinata dalla siccità e dalla mancanza di acqua. Una vicenda questa che ha provocato discussioni in città e al centro della polemica è finito Giuseppe Curina, promotore dell'oasi faunistica che popola il canale nel tratto del ponte tra via Kennedy e via Buozzi. La sala del Consiglio Comunale è stata gremita di persone per il congedo del comandante della Polizia Locale Giorgio Fuligno, che dopo 40 anni di onorato servizio, di cui gli ultimi 19 alla guida del Comando di Fano, è andato in pensione. Fuligno ha appeso la divisa con il grado di colonnello, che equivale a quello di generale. Fino a che non arriverà il nuovo titolare del comando, che assumerà l'impegno per mobilità o per concorso pubblico, lo sostituisce il vice Alessandro Di Quirico.
e un inferno di fuoco ha distrutto 200 ettari di bosco demaniale delle Cesane. Le fiamme si sono propagate venerdì 7 luglio dopo un focolaio innescato in un campo di grano in zona Canavaccio. In azione per 3 giorni, oltre ai pompieri della provincia di Pesaro Urbino, anche 3 Canadair e un elicottero in ausilio. Sul posto anche la protezione civile e le forze dell'ordine per indagare sull'origine dell'incendio, un rogo che ha trasformato in un ammasso senza vita centinaia di alberi. Passiamo alla sera dell'8 luglio. Un incidente mortale è costato la vita alla moglie del fondatore del salumificio Fraticelli e l'accusa di omicidio stradale plurimo al giovane che l'ha provocato. Adriana Cascero, 74 anni, è deceduta nello schianto avvenuto intorno alle 22 a Calcinelli. Il marito, Remo Fraticelli, detto Loris, ha cessato di vivere 2 giorni dopo all'ospedale di Pesaro, dove era ricoverato nel reparto di rianimazione a seguito delle ferite riportate nello schianto. Il suo furgone era stato travolto da una Lancia Delta guidata da un trentenne di Senigallia, risultato positivo all'alcol test. Di ritorno da un matrimonio, il giovane non aveva rispettato lo stop all'altezza dell'incrocio con la provinciale che collega la frazione di Saltara con Monte Maggiore al Metauro. L'urto è stato violento. I funerali dei coniugi si sono svolti nella chiesa Santa Croce di Calcinelli, che non è riuscita a contenere tutti coloro che si sono ritrovati per dare un ultimo saluto ai coniugi. Il 20 luglio è stata inaugurata la Rocca Malatestiana nella sua nuova veste di contenitore culturale. I lavori sono stati eseguiti in 1 anno e mezzo e sono costati circa 500.000 euro. È stata realizzata una uscita di sicurezza ampliando la preesistente porta del soccorso con una scala d'emergenza sul lato del canale Albani, mentre un'altra scala è stata costruita all'interno con vicino un ascensore a servizio della sala al piano superiore. La struttura oggi è in grado di ospitare fino a 800 persone. E altri eventi importanti si sono poi susseguiti nel mese di agosto. Giovedì 3 il sindaco Seri ha ricevuto il collega Matteo Ricci con le rispettive giunte per un tavolo su sanità, servizi e manifestazioni. L'obiettivo è stato quello di siglare un'alleanza, trovando un accordo in alcuni settori per meglio rispondere alle esigenze del territorio. Oltre all'argomento più spinoso sull'ospedale unico, altri temi trattati sono stati quelli della nuova arteria che dovrebbe collegare i 2 centri, la sicurezza con un aumento dell'organico della polizia locale, misure più efficaci per l'invasione dei venditori abusivi e il progetto ITI, che ha assicurato alla Città della Fortuna un sostanzioso contributo europeo per la realizzazione della Casa del Carnevale al Sant'Arcangelo. Il giorno dopo un pauroso incendio è scoppiato sul Monte San Bartolo. Oltre 125 ettari di bosco, serpaglie e terreni sono stati distrutti dalle fiamme. L'innesco è partito dal trattore di un agricoltore che poi ha lanciato l'allarme. Il vento e le alte temperature hanno reso difficili le operazioni di spegnimento, ma i vigili del fuoco con l'ausilio di Canadair giunti da Roma sono riusciti ad evitare il peggio, salvando dopo ore incessanti di lavoro i centri abitati di Fiore Renzuola di Focara e Castel di Mezzo. Momenti di terrore anche per diverse famiglie fatte sgomberare, così come gli ospiti dell'agriturismo Caverde e una 60ina di turisti del camping Paradiso trasportati e fatti dormire al vecchio Palace, dove la Protezione Civile e la Croce Rossa avevano predisposto una sistemazione d'emergenza. A prodigarsi anche le autorità civili, militari, Marche Multiservizi e le guardie ecologiche a Sogev. Il giorno dopo il San Bartolo aveva un aspetto spettacolare. Era un deserto nero. Nei giorni successivi è stato costituito un comitato operativo di tecnici per coordinare un progetto di rinascita del colle. E in quel fine settimana poi nella Città della Fortuna si sono svolte le celebrazioni per la 58esima Festa del Mare. La giornata di domenica è iniziata con la benedizione sul molo di Ponente della Corona, che è stata apposta sulla statua La Tempesta, in ricordo dei marinai deceduti in mare durante il fortunale del 1964. È seguita una santa messa davanti al monumento dei caduti di Via Nazario Sauro, dove sono stati premiati i vecchi lupi di mare e consegnata la bandiera blu. Alle 11 sono partite le imbarcazioni e i pescherecci che hanno fatto da corona alla barca Ammiraglia, da dove
Le autorità hanno gettato appunto una corona in mare. Nel pomeriggio invece si è svolta la nuotata lunga, la gara di nuoto giunta alla 46esima edizione. Dopo stand gastronomici e intrattenimento musicale, la festa del mare si è conclusa con il tradizionale spettacolo pirotecnico. Il nostro mare però non ha lasciato scampo a Pierluigi Ricci, 56 anni, da tutti chiamato Bigio, ha annegato per salvare la vita di tre persone, due ragazzini di 13 e 14 anni e il loro papà. Il cuore dell'uomo, ex titolare dell'omonima enoteca di Via Cavour a Fano e bagnino di salvamento dell'associazione Mare Dentro, non ha retto allo sforzo immane svolto nel fronteggiare il mare molto mosso. Sulla spiaggia di Torrette un forte e disperato messaggio era stato lanciato dall'istruttore Enzo Maggi, coordinatore della stessa associazione. Stamattina è morto un ragazzo, che era un bagnino di salvataggio, non un ragazzo, un uomo, per salvare due bambini e un genitore. Adesso mi richiamano che c'è un altro problema, non va bene. Quando c'è il mare mosso, bandiera rossa, non dovete andare in mare, è pericoloso. O avete due palle così o non ci andate in mare. Mi sono spiegato? Perché mettete a pericolo la vostra vita e la nostra incolumità, ok? E anche stamattina l'ho detto e nessuno mi ha guardato, nessuno mi ha ascoltato. E nella notte tra il 25 e il 26 agosto una coppia di turisti polacchi di 26 anni è stata aggredita su una spiaggia di Rimini, in località Miramare. Lui picchiato e derubato, lei violentata ripetutamente. Gli autori dell'aggressione hanno poi violentato anche una prostituta transessuale peruviana, lasciandola ferita in strada. Due fratelli marocchini di 15 e 17 anni si sono costituiti. Un terzo, un nigeriano di 16, è stato fermato. Il capobranco invece è stato bloccato il 3 settembre, la polizia l'ha arrestato in stazione Rimini. Si tratta di Guerlin Butungu, ventenne congolese, rifugiato e residente a Vallefoglia nel Pesarese. Il giovane, attento al look, ama le macchine sportive costose, come dimostra una fotografia pubblicata sui social di fronte allo Sport Park di Fano. Aveva frequentato un corso di formazione come cameriere al ristorante La Perla e si allenava con la squadra di calcio CSI Delfino. Il ventenne è stato condannato a 16 anni di carcere al termine di un processo con il rito abbreviato. E sempre nei primi giorni di settembre la Darsena Borghese è tornata a splendere grazie all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia. Infatti sono terminati i lavori di restauro e di recupero della facciata e domenica 10 è stato restituito alla città il bene monumentale dei primi del XVII secolo con una cerimonia ufficiale. L'intervento ha riguardato la pulizia delle pareti, il recupero delle parti ammalorate e il restauro dei fregi. I lavori, durati circa 3 mesi e mezzo, sono stati seguiti anche dalla soprintendenza ai beni architettonici. E pochi giorni dopo la città della fortuna è finita di nuovo sott'acqua. Dopo un lungo periodo di siccità è arrivata la pioggia abbondante che ha provocato allagamenti nelle strade e nei sottopassi. È stato chiuso il tratto urbano della statale, il sottopasso di Via del Carducci, in parte si sono allagate anche Via Spontini e Via del Fiume. Mercoledì 6 settembre un incendio di vaste proporzioni è scoppiato in zona Porto. Il rogo ha distrutto una Nissan Qashqai, una moto e due scooter e danneggiato un'altra auto, una Mercedes. I veicoli erano parcheggiati dietro il nuovo ufficio yacht, informazioni accoglienza turistica, e le fiamme sono scaturite dal vano motore di una delle autovetture alimentata a gasolio. A riportare danni anche la parete posteriore dell'edificio. Un'alta colonna di fumo nero si è elevata dal fuoco, attirando l'attenzione dei turisti che si trovavano lungo le spiagge di Lido e Sassonia. Sul posto i vigili del fuoco, vigili urbani e la capitaneria di porto. Le indagini invece sono state affidate alla questura. Un incidente mortale si è verificato il 12 settembre nel tratto della statale 424 della Valcesano, al confine tra i territori di Pergola e San Lorenzo in Campo. Dopo lo scontro, in cui sono rimasti coinvolti un tir e un'ambulanza che si è capovolta su un fianco, è deceduto dopo 3 giorni il paziente trasportato sul mezzo della Croce Rossa. Si tratta di Nello Tonelli, 77 anni, di Pergola, che era stato ricoverato al San Salvatore di Pesaro per le conseguenze riportate, anche se all'inizio non era considerato in pericolo di vita.
23 settembre la banda del Buco ha preso di mira un bar e una tabaccheria di Lucrezia. Per entrare i ladri, anziché forzare le porte d'ingresso, sono entrati negli edifici confinanti, il bocciodromo e la palestra, in cui hanno praticato un buco nel muro confinante. Purtroppo i sistemi di allarme dei due locali non erano attivi e quindi i malviventi hanno agito in tutta tranquillità. Il bottino, che ammonta circa 12.000 euro, comprende stecche di sigarette, denaro prelevato dalle slot machine e quello che si trovava nei distributori di bevande della palestra di Via della Stazione. Inoltre sono state rubate delle borse e delle maglie dei giovani che frequentano l'impianto. Nella fretta un bandito si è ferito perché in terra sono state ritrovate delle gocce di sangue. Passiamo a ottobre, quando la Guardia di Finanza di Pesaro ha scoperto una frode fiscale da 3 milioni e mezzo di euro. Nei guai è finito un imprenditore pesarese che faceva transitare per la Repubblica di San Marino prodotti per la casa. Sfruttava indebitamente i vantaggi fiscali e poi metteva la merce sul mercato nazionale a prezzi molto concorrenziali, ma commettendo così un illecito. Le indagini delle Fiamme Gialle, che sono partite da un'ordinaria ispezione fiscale, hanno svelato che l'imprenditore operava attraverso una società con sede nella Repubblica di San Marino, ma gestita dall'Italia. Tra i beni sequestrati, numerosi immobili, conti correnti e una lussuosa villa con piscina da 1.200.000 euro, che in realtà rientravano nel patrimonio di una società bolognese gestita dai figli dell'indagato, ma di fatto erano nella disponibilità dell'imprenditore, poi denunciato per gravi reati tributari. Dopo un blitz scattato invece il 7 di ottobre al porto di Fano, 5 armatori sono stati sospesi dall'attività per aver impiegato 13 lavoratori in nero, di cui 2 irregolari sul territorio nazionale. L'operazione è stata condotta dal commissariato della Polizia di Fano in collaborazione con l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Pesaro Urbino e con l'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano. Gli agenti hanno sorpreso i lavoratori mentre svolgevano mansioni di pulizia delle reti di ritorno dall'uscita in mare. A carico degli imprenditori marittimi sono scattate anche sanzioni pecuniarie per più di 40.000 euro. E con il treno speciale Progetto Italia, segretario nazionale del Partito Democratico Matteo Renzi è arrivato alla stazione di Fano la sera del 17 ottobre. La mattina successiva, dopo una visita al museo virtuale della Via Flaminia, è stato accolto a Palazzo San Michele per un breve incontro con delle start-up collegate all'Università di Urbino. Il sindaco Massimo Seri non ha perso l'occasione per parlare a Renzi del recupero del Teatro Romano di Via di Amicis, per il quale serviranno almeno 5 milioni di euro. Ennesimo furto al bar Polvere di Caffè. Quello di ottobre è stato l'11° colpo in 7 anni messo a segno dai ladri nel locale di via Bellandra a Sant'Orso di Fano. L'ultimo assalto ha provocato danni ingenti alla struttura. I malviventi, dopo aver disattivato il sistema di allarme e distrutto il sistema di videosorveglianza, hanno sfondato le vetrate. Una volta dentro hanno rubato e svuotato 4 slot machine ritrovate successivamente in un campo poco distante. Hanno portato via sigarette, gratta e vinci, il fondo cassa e tutto ciò che sono riusciti ad arraffare. Poi, non soddisfatti, hanno sfondato il muro del bagno per poter entrare e rubare nel magazzino. Per il titolare, dunque, un incubo senza fine. Il 31 ottobre a Pesaro è diventata città creativa UNESCO della musica, un risultato storico che ha consacrato ufficialmente il suo DNA musicale, che è giunta alla vigilia delle celebrazioni per i 150 anni della morte del compositore Rossini, che cadono nel 2018. Nel mese di novembre a Orciano la strada interrotta per più di 2 anni a causa di una paurosa voragine è tornata transitabile da mercoledì 22. Infatti il 2 ottobre 2015 si era formato un cratere largo 20 e profondo 10 metri. Nessuna persona era rimasta ferita, ma una giovane automobilista che si era fermata con la propria auto appena pochi metri prima aveva vissuto attimi di terrore. Il tratto della strada provinciale che collega il paese con gli ormai ex comuni di San Giorgio e Piagge era stato subito chiuso al traffico con una modifica alla viabilità.
Sangue invece al Pincio di Fano, dove il 23 novembre un marocchino di 26 anni è stato colpito con 3 coltellate all'addome da un suo amico italiano. Grazie alle testimonianze e alla rapidità dei carabinieri, solo 4 ore dopo il responsabile, un 21enne residente in città che gravitava nell'ambiente della droga, è stato catturato e arrestato con le accuse di tentato omicidio, lesioni e porto abusivo d'arma da taglio. Il ferito invece era stato trasportato al pronto soccorso di Pesaro, dove è stato sottoposto ad un lungo intervento chirurgico. Adesso ci spostiamo di nuovo a Pesaro, dove sabato 25, in una piazza del popolo gremita di gente, il sindaco di Pesaro Ricci ha acceso l'albero di Natale da 70.000 luci LED con una scenografia da urlo che ha dato il via agli oltre 100 eventi in programma. Il 2 dicembre invece è stato inaugurato l'albero di Natale in piazza Garibaldi a Urbino, mentre quello artistico di Fano è stato acceso domenica 3 con giochi di fuochi, luci, suoni e colori. Lo spettacolo è stato curato da Ultrasound Eventi, tante inoltre le emozioni provocate al pubblico di piazza 20 settembre, grazie al cantautore fanese Luca Vagnini, al Fano Gospel Choir che ha interpretato i canti di Natale e al Due Opera Pop con interpretazioni di brani lirici e popolari. Rimaniamo in tema natalizio, perché sabato 16 dicembre le cantine settecentesche di Palazzo Fabbri, che accolgono il presepe di San Marco, hanno aperto le porte ai visitatori con oltre 600 personaggi raffigurati, 200 statue in movimento e 80 metri di percorso. Anche quest'anno il presepe si è arricchito di 2 nuove scene ispirate alle sacre scritture e presentate alla città da Don Marco Polverari e la sua squadra. E sono, per loro non c'era posto nell'alloggio e quindi la ricerca senza successo di Giuseppe e Maria di un ostello, e la flora e la fauna della Bibbia, presenti alla breve cerimonia di inaugurazione il vescovo Armando Trasarti e l'autorità civile. La stessa mattina, ma a Lucrezia di Cartoceto, è stata inaugurata la nuova scuola dell'infanzia Il Piccolo Principe. Si tratta di una struttura di oltre 1000 metri quadrati su un'area di 5.500, realizzata grazie all'investimento di 600.000 euro del comune di Cartoceto e di 1.300.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano. L'edificio, all'avanguardia, dotato di aree verdi, è di più elevati standard tecnologici anche dal punto di vista energetico e potrà essere usufruita da oltre 120 bambini. Torniamo a Pesaro, perché il primo cittadino è stato messo sotto scorta con una vigilanza degli agenti della Digos dopo le minacce di morte ricevute su Facebook a seguito della decisione di non concedere a Casa Pound la sala civica di Pantano. La richiesta era avvenuta per la presentazione del libro del disabile Claudio Palmulli, una vicenda che ha sollevato sia critiche che solidarietà da parte di cittadini e istituzioni. Nel mese di dicembre la Guardia di Finanza è tornata a far visita a Stefano Cordella, imprenditore fanese che a maggio dello scorso anno era stato arrestato con l'accusa di bancarotta fraudolenta. Il nucleo di polizia tributaria ha messo i sigilli alla casa e agli uffici dell'uomo, titolare di numerose società operanti nel settore della pubblicità, dei call center, della ristorazione e della gestione di spiagge a Fano e Senigallia. L'accusa, che ha portato al sequestro preventivo degli immobili, in questo caso è di omesso versamento dell'IVA e di altri reati fiscali per un importo di circa 730.000 euro. E giovedì 21 dicembre è stata illustrata alla stampa una maxi operazione antidroga portata a termine dai carabinieri e denominata Circoli Viziosi. Le indagini, iniziate nell'ottobre 2016 con il posizionamento di telecamere, hanno portato all'arresto di 8 persone e al sequestro del circolo per anziani in via La Speranza e il circolo Monte Celso, entrambi a Fossombrone. Questi luoghi erano diventati delle vere e proprie basi di spaccio e di consumo di ogni tipo di sostanze stupefacenti.
Il giorno successivo è tornato a suonare il nautofono sul molo di Levante al porto di Fano. La vecchia sirena era stata smontata nel 2012 su iniziativa del Dipartimento Fari di Venezia, che l'aveva considerata superata dai moderni impianti di localizzazione satellitare. Ma dopo le tante persone che ne hanno richiesto il ritorno, l'amministrazione comunale è riuscita ad ottenere dallo stesso Dipartimento l'autorizzazione a ripristinare il segnale acustico. Nelle notti di burrasca o di nebbia, e quindi in condizioni di scarsa visibilità, il canto profondo della sirena è tornato a suonare per avvisare le imbarcazioni che sono in prossimità dell'imboccatura portuale. Chiudiamo con una operazione che è stata condotta invece dalla polizia. Gli agenti hanno arrestato il capo di una banda che agiva ogni notte per un paio di mesi di fila rubando nei negozi bar, tabacchi, concessionari e profumerie. I colpi sono stati messi a segno nelle province di Pesaro, Rimini e Ancona. Il capobanda si chiama Corman Dumitru, un moldavo alto 2 metri per oltre 110 kg di peso e cintura nera di karate. I poliziotti lo hanno bloccato all'interno di un bar di Cattolica, dove era arrivato a bordo di un'auto rubata insieme al complice. Quest'ultimo è riuscito però a fuggire, tentando anche di investire due poliziotti. Il secondo arresto invece è stato fatto a Tavuglia, dove si trovava il terzo complice, un 27enne, anche lui moldavo. Il terzetto veniva aiutato da alcuni fiancheggiatori che avevano il compito di smistare e mandare in Moldavia la refurtiva. In tutto sono 6 le persone denunciate per ricettazione. Tra loro anche alcune donne che si occupavano di cambiare i gratta e vinci che risultavano vincenti. E con questa notizia chiudiamo qua i fatti più importanti del 2017. Dunque, buona serata a tutti voi e buon inizio 2018 da parte mia e di tutto lo staff di Fano TV. Arrivederci.